Si sente sempre più spesso parlare di medicina rigenerativa, ma di cosa si tratta nello specifico? Ne parliamo a Qui Salute Magazine con il dottor Nicola Ursino. Benvenuto. Buongiorno. Il professor Ursino è chirurgo ortopedico specializzato in chirurgia protesica e dirige l'unità operativa di chirurgia articolare sostitutiva e chirurgia ortopedica Casco di Milano. Dottore, cosa si intende per medicina rigenerativa? Beh, per medicina rigenerativa si intendono quelle strategie che sono in grado di migliorare i tessuti che sono stati colpiti da una patologia, in questo caso da una patologia infiammatoria e degenerativa. Ecco, quali sono appunto gli ambiti all'interno dell'ortopedia in cui si può ricorrere alla medicina rigenerativa? Beh, io penso che innanzitutto bisogna specificare che questo tipo di terapia non è in grado di rigenerare la cartilagine, che è un tessuto perenne, però è in grado di stimolare localmente una modulazione di quelli che sono i processi degenerativi e i processi infiammatori che coinvolgono l'articolazione, migliorando quindi quello che è l'ambiente interarticolare, permettendo di sopprimere l'infiammazione in maniera molto 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 naturale e senz'altro migliorare quella che è la prestazione. Quindi quali sono, per fare qualche esempio pratico, alcune delle patologie che possono essere trattate? Beh, senza dubbio tutte le patologie degenerative artrosiche che possono colpire le articolazioni, soprattutto le articolazioni principali come la spalla, l'anca o il ginocchio e la caviglia, e tutte le patologie che sono in relazione a problematiche che coinvolgono sia i tendini che le fasce, e quindi le comunissime epicondiliti, piuttosto che le pubalgie, piuttosto che la fastidiosissima fascite plantare. In cosa consiste il trattamento? Ci fa qualche esempio che possiamo approfondire nelle prossime interviste? Beh, senza dubbio c'è stata un'evoluzione in questi anni, direi un'evoluzione esponenziale. Oramai l'acido ialuronico è diversi decenni che viene utilizzato ed è pur sempre un strumento molto valido nelle mani dell'ortopedico laddove c'è l'indicazione, ma le ricerche che sono state eseguite anche attraverso i laboratori presenti all'interno dell'Istituto Ortopedico Galeazzi sono rivolte soprattutto a quello che è l'utilizzo dei fattori di crescita tissutale che noi troviamo nelle grandi concentrazioni di piastrine autologhe, cioè che appartengono al paziente, oppure questa nuova strategia di prelevare le cellule staminali, cellule mesenchimali, direttamente dal tessuto adiposo addominale, purificarle, trattarle e poi inserirle all'interno dell'articolazione che viene coinvolta dalla patologia. Quindi si tratta di un mondo molto ampio che scopriremo meglio insieme. Grazie, dottore. Grazie a lei.